Etti, bentornati in una nuova live. Scusatemi, ma stavo cercando di far posizionare meglio il telefono perché, oddio, oggi ho deciso di non voler reggere e niente, non vuole proprio, cioè oggi non regge, uno di quei giorni in cui non regge, infatti siete molto dall'alto perché non funziona. Vabbè, mi sa che oggi ci accontenteremo di questa visuale, ragazzi, perché non funziona. Ciao Lariel, ciao Enricuccia del mio cuore. Ciao tesorino bello. E niente, volevo farvela vedere un po' più dall'alto, un po' più dritti, anche perché altrimenti non riesco a vedere neanche io moltissimo di quello che magari scrivete. Quindi, ciao Marta, ecco, la faccio vedere un attimo dritta perché l'ho iniziata oggi. E poi mi sono fermata pensando di continuarla in live, visto che la scorsa volta non siamo riusciti a fare capelli e cappello. E quindi questa volta faremo tutto. Ciao dolcezze care, ciao ciao. Aspetta un attimo che non riesco a leggere, aspettate ragazzi che... Ok, ora dovrei riuscire a leggere. Nina, vieni a vedere il mio mercatino alla festa 17 di... Sì, oddio Mattista, non ho idea di dove sia. Ti giuro, non ne ho idea. È a Bologna? Ciao Ale, ciao tesoro. Oh ragazzi, scusatemi un attimo, so che può fare un po' schifo, ma vi devo soffiare il naso, scusatemi, c'ho proprio il colo naso in questi giorni. Ma ditemi voi se uno deve stare raffreddato già a partire da ottobre. Ah, comunque, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Allora, oggi ho iniziato a lavorare a una nuova strega cristaglia. Questa poi diventerà nera come tutte le altre. E mi sono fermata appunto perché ho pensato di finirla con voi, con i pigmentini, il cappello di cristalli. Ah, ma ti spermetto un po' lontano. Comunque, col cappello di cristalli e quant'altro. Volevo farvela vedere almeno il volto, sperando che vi piaccia. E niente. Ale, siamo nella stessa situazione? Molto bene. E niente, e come avete visto dal video che c'è oggi, ho già fatto grossi acquisti, soltanto che non ho trovato nulla di carino per lei, perché vi faccio vedere il suo cristallo, che è bellissimo. Guardate quanto è bello! Cioè, a parte il fatto che sembra vero sto cristallo, ed è in resina ovviamente, e sarà tipo quella dell'acqua marina. La cristalla dell'acqua marina, però non ho trovato un'acqua marina piccolina che ci potesse stare bene, quindi ne metterò tra le mani questo qua che ho usato anche per quella verde, però guardate quanto è bello. L'allergia, ma io non so se è allergia, cioè sicuramente anche perché sono allergica al mondo, sì. Ciao Piera! Comunque no, cioè ditemi se non è bellissimo, cioè sembra vero, sembra vero. Devo farvi troppo un video sulla tecnica per colorare i cristalli così perché non so se riuscite a notare, si crea una sfumatura interna per cui le punte sono trasparenti e il sotto colorato è perché poi alcuni punti sono un po' più colorati, alcuni no e quindi sembra proprio vero. Questo è uno stampo di Wicked Resin, lo trovate sullo shop di Wicked Resin. Ciao Clara! Ciao Iromi! Vero, è bellissimo e ci starà benissimo per lei. E quindi stavo facendo la strega cristallia per questo cristallo. La strega cristallia per il cristallo a posto. Bene, io direi che possiamo iniziare perché ho aperto la live 5 minuti in anticipo, giusto per dare il tempo a tutti di entrare. La notifica se arriva è ok, quindi. Ah, ok. Ok, va bene. Comunque dicevo, e niente, non vedo l'ora di fare con voi adesso i capelli e poi il cappello perché sono ovviamente la mia parte preferita di queste creazioni, quindi niente, continuo a crearla con voi, ragazzi. Spero che un minimo si veda, però purtroppo io dico sempre che devo trovare un nuovo treppiedi, cioè un nuovo gancio e non ne trovo comunque ancora di come li voglio io, come servono a me, quindi è un casino. Però spero di trovarne presto uno perché questo non regge, cioè nella posizione in cui serve a me questo regge. Ne avevo uno buonissimo e ho perso un pezzo. Quindi devo vedere se su Amazon adesso si trova. Ciao Lady Art! Comunque, dicevo, facciamo i capelli. Facciamo i capelli. Mi serve questo e lo stuzzicadenti che è qui.
Come state, ragazzi? Che mi raccontate di bello? Che avete fatto questa settimana? Raccontate. Voglio sapere tutto. Rendetemi partecipe. Sì, ho proprio il naso che dice, sto colando, ragazzi. Allora, vediamo come ci vengono sti capelli, dai. Anche perché le voglio fare un cristallo bello gigante in testa. E niente, spero che lei mi venga bene, perché poi dopo questa ne voglio fare un'altra in ametista sempre, però sarà parte di una collezione, cioè saranno delle cugine, ecco così, diciamo così. E lei per la prima volta che ti scrivo, ma ti seguo sempre. Oh, grazie! Benvenuta nelle live del disagio creativo. E niente, ci saranno, nasceranno delle cugine delle streghe cristalli che ovviamente continueranno la storia della cristalloterapia e ovviamente avranno in sé tutti i nuovi pezzi che ho comprato, no? Finalmente finita settimana di lavoro un po' pesante, però è arrivato il pacchetto ieri, stasera live, non potrei venire meglio, è serena questo fine settimana. Grazie, sono bello, grazie. Aspetta che mi soffio il naso come se fossi emozionata e dirò che non è il colanaso. Ok. Grazie, grazie. Non ce ne devo tirare adesso. Grazie, Lady Art. Ora Enrica mi ammazza. Cioè, ho aspettato tutto perché sta accennando, oppure mamma, il colanaso. Sfacciare il colanaso per un'emozione di... Così dice, no? Capito? Che genio. Ah, che genio. Comunque, avete visto il video che ho fatto uscire oggi? Quello alla ricerca dei cristalli nelle pietre all'interno del negozio che siamo andati insieme. Nel video avevo parlato del fatto della mia ansia, insomma, dell'ansia che purtroppo mi porto avanti, che sto cercando sempre di più di superare, il fatto di uscire da sola perché ho paura di sentirmi male, che ho giramenti di testa e questo e quell'altro, no? E ho parlato nel video e in realtà siete stati tutti super carini perché tutti vi siete soffermati a lasciarmi un commento dopo aver ascoltato quella parte di video. Tutti mi avete fatto i complimenti per la forza che ho nel fare comunque cose che comunque mi spaventano e non avete idea, vi giuro, non avete idea di quanto mi era felice perché io ho sempre reputato questa mia ansia un'ansia stupida, invece voi avete dato peso e valore a quello che dicevo in modo diverso ed è stato molto molto bello. Sì, il geode è fantastico e tra l'altro grazie a Giorgia di Wicked Resin, che è una geologa, quindi è un'esperta, ho scoperto di aver trovato un pezzo super raro e a detta sua Giorgia ha detto che il signore non doveva vendertelo. Cioè è un pezzo tipo super raro e che ha all'interno una serie di cose che sono cresciute nel cristallo, una serie di tipologie diverse di minerali e di cristalli al suo interno che lo rendono super prezioso. Poi ve lo farò spiegare bene anche da lei, però tipo, ma raga, che culo. Ciao Sere! Esatto, Marta. Sì, no, ma se vi trovate da queste parti e ci volete andare insieme, basta che mi avvisate e io vi porto. Scusatemi se ogni tanto me la porto giù, ma la carta forno mi scivola. Ciao Carmela. Quindi sì, se vi trovate a Bologna e volete andare in questo negozio di cristalli, vi accompagno volentieri perché tanto, raga, cioè, io ve l'ho detto, io ci torno volentieri. Era bellissimo, mamma mia. È bellissimo. Comunque devo anche modificare le maniche perché devo aggiungere pezzi di tessuti qui. Che ciul, che ciapet, sì, Cioè, ora non mi ricordo, non so come spiegarvelo un'altra volta, ci vorrebbe lei in live, quando entra ve lo faccio spiegare. Cioè, mi ha detto anche che c'è una, per crearsi la formazione all'interno di quel geode che si è creata, ci vogliono dei fattori particolari anche in tanti tanti anni, no? E cioè, ma vi rendete conto ma veramente delle ciapezze che ho avuto nel prendere loro quello? Cioè, ma che, scherziamo. Scoprirò tipo che vale miliardi ed è la volta buona che posso diventare ricca. Ragazzi, andiamo tutti in vacanza, se cioè vi porto con me in vacanza, ve lo dico. Oh, grazie Carmela. Fidati, guardatelo perché è proprio bello. Sia il video che il negozio. Sono super contenta che il signore mi abbia dato il permesso di filmare perché
Vi ho portato un video sicuramente bello e particolare, quindi sono super contenta. Giuro che appena finisce un posto casino del Covid vengo a fare l'aperitivo con te portando la polpetta. Sì, voglio coccolarla. Mettizio negozio cristalloso, ho anche un sito. Allora, ha un sito, però da quello che ho visto non vende online, è un sito tipo di dove siamo, contattaci, cose del genere, tipo blog. Però andatelo a spulciare, lo trovate come proprio la bottega dei minerali. E poi per sicurezza, per sapere se è quello giusto, a parte che io ho trovato solo lui praticamente quando ho cercato così, però per sicurezza mi basta vedere che sia a Bologna praticamente. Però, cioè, veramente una persona fantastica. Cioè, infatti io stavo dicendo oggi ad Umberto, ho detto, guarda, era così simpatico, tranquillo, che non ho avuto neanche quella solita, quel solito disagio che provi nel filmare e parlare in un negozio, cioè non è che ti senti proprio la persona più simpatica del mondo, voglio dire, se sei in un negozio a far vedere le cose, cioè sembrava di stare a casa, cioè sembrava di stare con un amico che mi sta facendo vedere le cose, io filmavo, ovviamente è stato un amore quel signore, un amore. Infatti la prossima volta penso che gli porterò una delle creazioni con i cristalli, non lo so, dico guarda, spulina il negozio, perché tipo è stato veramente un amore. Allora, nel frattempo continuiamo i capelli. Non sono neanche convinta che con questa forma ci entrerà il cappello. Sarò costretta a farli scendere un po'. Ok. Grazie Carmela. Grazie. Sto cercando di andare tutto su questo color acqua, questo verde acqua, per la pietra dell'acqua marina. Allora, iniziamo prima di qui. E poi ci diamo al ciuffetto. Si fanno insieme al biglietto di visita da esporre con la creazione. Vedi, brava, brava. C'ho le manager qua, mica le amiche Ninette, c'ho le manager. No, ma a parte gli scherzi, a parte tutto, appena magari faccio magari una delle streghe cristalli che avrà uno dei cristalli. Gliela porto, gli dico guarda, tanto anche perché comunque mi ha regalato anche alcune delle pietre che ho comprato, me le ha regalate. E quindi è stato anche gentile questo. Era la prima volta che ci andavo, non sapeva quanto avrei speso, perché me le ha regalate ancora mentre stavamo parlando, no? E quindi cioè, è stato veramente un amore. Devi sempre a dare un movimento, sto vendo le tue creazioni, grazie, sì. E allora, quindi sicuramente gliene porterò una. E gli dirò, guarda, esponila qui così. Alla fine faremo tipo un incontro là, lo so già io. Lo so già, andrà a finire così. Sarà lui che ci ospiterà, a costo che voi spendiate tutti i vostri averi in cristalli. Oh, che bella questa ciocchettina messa qui così. Non so se la vedete bene, perché voi vedete un po' non nella posizione proprio giusta, però sì. Ah, proprio, cacchio, il naso che fastidio. Scusatemi se mi sentite tirare su col naso, raga, però ho così o niente live, quindi. La regia ha fatto uno strano sbuffo. Allora, mamma mia, come si fa a vivere con i raffreddure? Che poi non è, cioè, raffreddure, quando cambiano le stagioni e ti ritrovi. Oh, la cola. Ciao Elena, probabilmente 5 minuti di autonomia, ma meglio di te. Ciao Ramona, buonasera. Anche voi ragazze, che state? Che mi raccontate di bello? O anche di brutto? Se vi volete sfogare per qualcosa di brutto, io sto sempre. Avete bisogno di consigli? Facciamo anche tipo posta del cuore ninosa, non lo so. Voi qualunque cosa, io dico cosa mi raccontate di bello, ma sentitevi libere di sfogarvi. Che io sono qua e vi faccio tipo Maria De Filippi. Scusatemi, il naso chiama un attimo. Scusate. La live di oggi andrà così: una tocca di capelli e una soffiata di naso. Volevo chiederti se sei mai andata alla fiera abilmente a Vicenza, come espositrice o come visitatrice. Se per caso quest'anno vieni, sì, ci verrò, no come espositrice, purtroppo mi sarebbe piaciuto, ma non posso, non posso portare avanti tutti quei giorni di fiera ancora, per adesso, però verrò il 17 a visitarla con la mia mamma che farà un sacco di shopping, ma anche io farò un sacco di shopping, quindi sì, il 17 ottobre sarò con
come visitatrice ad Abilmente Vicenza. Chi viene? Grazie Elena, il signore del negozio si arricchisce ora con questa pubblicità. Ma infatti, ma io le ho detto, guarda, posso filmare nel negozio, ti prometto che ti faccio tanta pubblicità. E lei ha detto, sì, ma vai, ma figurati, non dovevi neanche chiedermelo. Io tipo, no, aspetta un attimo, devo chiederlo, cioè. Sono colletta per comprare un pacco di famiglia di fazzoletti per Nina. Aspetta, raga, ce l'ho, è che non potete vederlo, ma è pienissimo, è dell'esse lunga, pienissimo. Anche io ho già iniziato con i mal di gola e la raffreddore, ormai è così tutto l'anno. Sì, Ramona, ma anch'io sempre. Dalla mattina al pomeriggio, cioè da quando apre fino alla sera, cioè fino a quando chiude. Non so manco quali sono gli orari che fa la fiera perché ancora non ho visto, ma ci stiamo tutto il giorno, tutta l'apertura. Ciao Serena! Allora, se voi non la vedete più, non vi preoccupate, sempre per il fatto che voi vedete dall'alto. Non la vedete, ma in realtà si vede benissimo tutto. Anche tu hai raffreddore? A posto, allora non vi scandalizzate se mi sentite soffiare il naso. Oppure tirare su. Raga, questo sarà, cioè abituatevi perché da adesso fino alla prossima estate questa sarà la musica di sottofondo che avrete nelle mie live. E io che tiro su col naso e chi mi segue da tanti anni lo sa. Oh, Lady Art, beh, sicuramente, visto, io purtroppo non vi conosco tutti di faccia, quindi magari non so riconoscervi, però se mi vedi con tutta la mascherina, tu mi metterò una delle mie mascherine di nuvole, sicuramente, quindi se mi vedi, mi riconosci, fermami, cioè tuzzami, dammi una gomitata, buttami un qualcosa in testa da lontano, però fermami. Nina, i cristalli di Rocca ci sono più sottili di quelli che hai preso tu? Ci sono più sottili, sì, ce ne sono tanti, tutte le dimensioni, ci sono anche quelli proprio piccoli piccoli, e ce ne sono di più grossi ancora di quelli che ho preso, ci sono tutte le dimensioni. Io ne ho presi alcuni focalizzandomi sulla tipologia, sul pezzo, sulla dimensione, però sì, tranquilla, ce ne sono di tutti, tutti i tipi. C'erano anche quelli più lunghi, lunghissimi, tipo bacchette. Però quelli erano belli. Quindi qualcun altro verrà da Abilmente a Vicenza? Ovviamente mascherina pulita. Allora, ora sto cercando di aggiungere tante piccole ciocchette perché ho scoperto che danno più movimento e ci stanno molto molto meglio sui capelli quando ce ne sono tante proprio piccole. Quelle più lunghe, quelle più lunghe ce n'erano tantissime. Una mi sa che nel video si vede, che è tipo lunghissima ed era sempre sulle 10 euro vicino a quelli, però proprio c'erano altri stand anche in vetrina, ce n'erano altre molto più lunghe, ce n'erano parecchi diversi. Oh, mi spiace Marta. Ciocchina, non cadere! Io sto cercando di convincere Rika a venire ad Abilmente a fare shopping. Vero Enrica? Non posso andare a scuola con il raffreddore? No, lo so. Vabbè, dai, qualche giorno di vacanza, anche se ci siamo fatti fin troppe vacanze questo periodo. Qualche giorno di vacanza, però almeno sai che ti fai passare per bene il raffreddore. Guardate che bella! Lo so, ti riconosco io, non preoccuparti, gomitata, no, poverina, ma sicuramente ti fermo. Ah, pensavo che avevi scritto tipo, ma sicuramente ti lancio qualcosa in testa. Sì, no, fermami, a parte gli scherzi, fermami così, cioè mi fa piacere incontrarvi, quindi se magari io non vi vedo, voi fermatevi. Allora, ancora una ciocchettina da quel lato, mi sembra ancora un po' stempiata. Quindi andiamo di altra ciocchettina lì di lato e poi passiamo al cappello, al magico cappello cristalloso. Se io lo faccio più così la ciocchetta, ecco, guardate che bella qua così che prende questo bel movimento super morbido.
Bellissimo, bello, bello, bello. E aggiungerei un'altra ciocchetta anche dall'altro lato, così morbida. Appena cresce un po' giù e passa sto macello con un fiera vai, io sarò lì con te. Oh, amore dolce. Che carina, di che cristallo è? Questa è della... aiuto, come ho detto che si chiama? Aspettate che con il raffreddore mi perdo pure. Aiuto, come si chiama? Ah, l'acqua marina. Cristallo acqua marina. E questo è il cristallo in resina che ho fatto, per chi se lo fosse perso. Poi dopo che tolgo lo zoom ve lo faccio vedere di nuovo bene. Tra l'altro devo andare a scovare il pigmento, quello che ormai conoscete tutti, quello bianco a base azzurra, perché devo usare quello. Allora, aspettate che volevo aggiungere appunto un altro capellino da questo lato. Vuoi dargli una forma carina? Ok, ok. Anche tu pigliola come un micro. Sì, esatto. A parte che non riesco più a parlare, che si impara un micro millimetro più in là. Sì, è vero, è vero. È tipo, se non è dove dico io, smonto tutto praticamente. Allora, sì, momento naso da soffiare. Madonna, ragazzi, che ansia sta storia. Gli hater faranno, dopo questo video, faranno una compilation di me che mi soffio il naso. Devo fare urgentemente un ordine delle bimbi e ho aggiunto quel pigmento nuovo rosa stupendo. Ah, aspetta, quello che ho preso anch'io, quello è bellissimo. Oh no, Ale! Vedi come lo sa Enrica, schiaccia, lei non smonta e rimonta, lei schiaccia e butta. Ciao Clarissa! Allora, ordunque ragazzi, ordunque. Iniziamo il cappello. Per il cappello, la parte sopra, voglio farla mischiando più che con. Voglio farla mischiando. Allora, un po' di questo ce lo dobbiamo tenere da parte. Mischiando questo e nero. Vediamo se viene un colore abbastanza scuro, perché non li sto facendo quasi mai neri neri, ma sono più o meno del colore. Ahia, ho dato una testata alla lampada, più o meno del colore che ci sta dentro. Ciao Mineralia! Il tuo nome è perfetto per questa live, devo dire. Allora, io dovrei avere in realtà un blu. Non ho il blu io. Eh sì che ho il blu. Cioè, il blu blu, no? Niente, mi sa che andremo di nero. Perché ho il dubbio che con questo venga più un grigetto brutto. Sì. Sì, no, andiamo di nero bello dark e strong, dai, basta. Comunque scrivo sempre dal profilo di mia mamma o di mio nonno, ma sono sempre io, va bene, va bene. Allora, aspettate che vi tolgo un po' di zoom, perché se no, mo che faccio il cappello ai cristalli non vedete niente. Grazie, Clarissa. Allora, partiamo. Ah no, aspettate, prima del cappello devo continuare le maniche perché non mi piacciono le braccine scoperte per questa collezione, proprio ho detto no. Ciao Violet! Oh, che bella questa cosa! Allora, facciamo prima le maniche perché ho detto non le voglio così. Oh madò, ho perso uno strumento. Ah, eccolo qua, ho trovato. Ma le voglio come ho fatto per tutte le altre, però non so se ci riuscirò perché non le avevo pensate lunghe le maniche prima di mettere ovviamente insieme tipo le braccina, però io le voglio fare a manica lunga perché me le immagino più invernali loro, quindi più vestiti a manica lunga. Vediamo un po' se riusciamo a creare qualcosa, vediamo. Ho una tua guardiana dei sogni sul comodino e ogni volta che la vedo mi ricordo il loro periodo. Ah, grazie. La regia a fianco che sta cercando cose. Non so che sta cercando. Allora, vediamo. Vediamo se riesco perché il nero oggi mi si appiccica tantissimo alle mani. Ma ce la possiamo fare. Allora, ecco, questa
No, aspetta, aspetta, Nina, non fare, non sbagliare. Dobbiamo prima fare il braccino sotto. E se non fai prima il braccino sotto, poi ti perdi ed è un casino. Ciao, Nicole! Ti aggiungerai dei cristalli alla creazione? Sì, ci sarà il cappello con i cristalli. Oh, Chiara, sì, certo che me la ricordo, Alba e Chiara. Tra le mie preferite in assoluto. Ecco, bello così, sì. Questa è la manichina che volevo. Con la manina che sbuca fuori. Ciao Antonella! Guardate che bella la manina così. E ora facciamo anche l'altra. Vediamo come viene anche l'altra, se ci riusciamo. Ciao Lalla! È vero, era una meraviglia quel negozio, lo so. Prometto che tutte le volte che ci andrò gli dirò: guarda, il video è piaciuto un sacco, quindi devo fare di nuovo il video. Tanto penso che ormai lui sarà sempre super contento di vedere il video, quindi io li farò sempre. Non ti vedo, ma ti sento. Ok. Dai, carta forno, ti prego, che già non è facile fare questa cosa. Ok. Belle così. Sì, non mi dispiacciono per niente. Ovviamente poi dovrò fare il lato dietro delle manichine, quindi non è proprio così facile. Esatto, stavo proprio in questi giorni cercando dei cristalli e il tuo video è stato proprio di ispirazione. Grazie. Per quel discorso di prima sull'ansia non ti preoccupare, non te ne devi neanche vergognare. Anzi, questo denota una forte positività, anche per gli artisti è un punto forte. E ti assicuro che non si sa, grazie. No, ma in realtà io ho tante ansie, diciamo che hanno tutte un punto focale, che è quello, vabbè, io ho tanti tipi d'ansia, tipo, beh, c'è anche l'ansia legata a quando le persone ti feriscono, magari, sapete, nell'ambiente creativo, soprattutto perché è gran parte della mia vita, però che è un'ansia comunque che mi porta ad avere un po' di attacchi di panico, però tutte le mie ansie più grandi sono purtroppo tutte legate alla paura di morire, cioè di stare male e di morire, cioè proprio, voi direte, vabbè, ma puoi vivere con questa paura? E purtroppo, ragazzi, sono persone come me che hanno... Sì, eh? Cos'è che hai detto? Aspetta. Pochi argomenti Sì, felici che la regia ha detto porti che argomenti felici che porti in live. E no, vabbè, comunque queste sono le mie paure più grosse, che è un po' la paura di tutti, cioè tipo, wow, Nina, hai scoperto la paura del secolo. No, il problema è che non è una paura vera e propria, cioè non è la paura il problema, perché penso che tutti vogliamo vivere una vita lunga e felice, no? Il problema è l'ansia che ne scaturisce, anche tipo mentre mangi. Io allora io ho un problema grosso da quando ero piccola, perché da quando ero piccolina. Ma ve lo racconto mentre finisco le manichine. Quando ero piccolina mi affogavo sempre, cioè con qualsiasi cosa mangiavo mi affogavo. E purtroppo credo di avere dei traumi legati al fatto che mi affogavo spesso e mio padre per salvarmi doveva mettermi le solite due dita in gola per tirarmi fuori cose che mi strozzavano, quindi mi affogavo. E da allora ad oggi io ho dei problemi con il mangiare. Non riesco a mangiare tutto, cibi troppo solidi. Tipo, non lo so che vi devo dire, boh, un cetriolo, non lo so, non lo mangio facilmente. Non mangio cose filamentose, quindi se c'è tipo le carote, io non mangio carote, cioè faccio la vellutata, sì, ma la carota intera che magari ha i filamenti non le mangio. Tanto no, devi mangiare E quello. sì, esatto, la regia dice tanto, ma non le puoi mangiare più a prescindere per l'intolleranza. Però allora io ho queste paure qua, no? E anche quest'ansia. E quando mangio io ho sempre dei grossi problemi legati proprio al fatto che devo masticare molto, per deglutire faccio fatica. È una cosa che mi porto avanti da una vita intera. Cioè io ho questa paura costante che mi affogo, mi strozzo da una vita intera. Infatti io non prendo manco le pillole perché tipo, cioè, se hai questa paura non puoi prendere le pillole sicuramente. E niente, no?
E questa è una delle tante legate al fatto dell'ansia di stare male, di morire e quant'altro, che mi porto avanti da quando ero piccola. Poi un'altra mia grande ansia e paura è quella tipo di sentirmi male, di svenire, no, queste cose qua, che in realtà io mi porto avanti da quando... aspettate che vi leggo prima. Io adoro da sempre i benefici delle pietre dei cristalli, anch'io Ramona tantissimo. Per l'ansia fatti dare un bel pezzo di tormalina grezza, vedrai che alleviate l'ansia, ne so qualcosa. Tormalina grezza. Pure la mia ansia deriva molto ultimamente dall'ipocondria, ma credo sia legato al fatto che da quando ho la bambina ho paura che ci sia qualcosa e le lascio sola. Beh, oh sì. Se ti consolo bevo litri di camomilla con melatonina. Anch'io Carmela, anch'io vivo di melatonina. Odio mia sorella, paura delle pillole, è convinta di soffocare. Ramona, anch'io, anche io. E ti dirò di più. Allora, tanto siamo per lo più tutte donne. Io ho iniziato a prendere la pillola da poco, ok? Io avrei filmato volentieri le cronache di Nina e le pillole, perché c'è una cosa così, cioè, raga, una cosa così, così. Io la ingoio e inizio a sudare freddo, inizio a avere un attacco di panico. Mio Dio, sto affogando, mio Dio, la sento in gola, mio Dio, mi ha graffiato, mio Dio, sta lì e ferma. E nel frattempo so che sto respirando, però sono piena di attacco di panico. Quindi non vi dico le risate ogni volta. Ti siedi e metti accarezzando la tormalina. Sì, Lala, così la prossima volta la vado a prendere. Aiuto. Ciao Giorgia, aspettate che ho fatto un danno, aspettate un attimino, che ho fatto un mezzo danno. Comunque... Mentre asciugo il danno, perché mi è caduto un goccio d'acqua del bicchiere in cui ho tutto il, come si chiama, aiuto, l'acqua per i pennelli, che ce l'avevo a fianco. Vabbè, niente di che, era un goccino. E il panico che si incastra in gola. Oh, non me ne parlare! Cioè, io ogni mattina mi sento male. Cioè, è una lotta con me stessa ogni santa mattina. Ok, ho asciugato tutto, perfetto. E cosa stavo dicendo? E oltre a quest'ansia, io ho l'ansia di stare male costantemente perché da piccolina io ho avuto parecchi, cioè parecchi, ho avuto dei problemi. Sono stata in ospedale 2 volte, uno era per una broncopolmonite asmatica, ma in realtà non ho ricordi, molti ricordi di questa cosa e non ho neanche chissà quale paura di questa cosa. Una volta invece in realtà io sono stata in ospedale per un bel po' di giorni perché da piccolina ho avuto un attacco di epilessia focale. Per chi non lo sa, un attacco di epilessia focale è un attacco di epilessia, si chiama focale perché rimane focalizzato, cioè è successo una sola volta nella vita. E succede soprattutto, credo, nel periodo di crescita. Ora non so, non mi ricordo molto perché si informò di più mia madre. E tipo è focalizzato ad una sola volta nella vita, cioè è successo una sola volta nella vita e non risuccede più di solito. Ok, questa cosa io purtroppo me la ricordo come se fosse successa ieri, cioè mi ha traumatizzato credo proprio a livelli, cioè, credo che non abbia mai lavorato realmente su questo trauma che mi ha lasciato. E io ho costantemente paura di stare di nuovo così male perché mi ricordo benissimo quello che si prova. Cos'è successo in realtà? Qualche anno fa ho iniziato a star male per la cervicale. I miei problemi di cervicale, stronzi, perché il mio corpo è stronzo fino all'osso, che fanno? Allora, aspettate, mi sono persa un pezzo. Quando ho avuto questo attacco di epilessia focale, mi successe che questo braccio, il braccio sinistro, perse totalmente la sensibilità. Cioè, era un braccio morto, io non lo sentivo più, cioè potevo tagliarmelo e non lo sentivo. Proprio le terminazioni nervose non funzionavano. È durato qualche minuto questa cosa, poi dopo un po' il braccio ha ripreso a vivere normalmente. Era proprio un braccio morto, cioè, come se non fosse mio. Stronzo fino all'osso, il mio corpo, con i problemi alla cervicale, che fa? Cosa fa? Mi fa addormentare il braccio sinistro. E questa cosa mi ha risvegliato pesantemente tutti i ricordi, le ansie e le paure di quell'avvenimento. Infatti io quando ho la cervicale molto infiammata o non sto bene, oppure sto per magari per svenire, perché mi è capitato a volte cioè una volta di svenire, anzi no, 2 volte in realtà di svenire, e la prima cosa che fa... E mi si addormenta un po' prima, mi si addormenta tutto il braccio e ovviamente a me prende attacco di panico, sto male perché mi ricordo di quello e penso che mi stia risuccedendo quello. E quindi è un problema. E quindi da questo, quando ne parlavo nel video, io per tutta quest'ansia che ho, non sono mai riuscita ad avere una vita, totalmente, tra virgolette, indipendente, cioè nel senso io... Paura di uscire da sola, cioè io senza Cristiano, senza la mia famiglia non riuscirei ad uscire perché non mi sento sicura, non mi sento
Penso che potrei sentirmi male da un momento all'altro. Mi creo questa idea, quindi poi magari succede, perché io sono convinta che succederà. E, mi viene il panico, sudo freddo, e, a volte vengono giramenti di testa stupidi. E il problema è che questa cosa è continuato a crescere tanto, perché nell'ultimo periodo effettivamente non sono stata bene, ho avuto i problemi con le intolleranze che mi facevano avere giramenti di testa, problemi col ferro, problemi con la vitamina D, e quindi tutte le mie ansie sono diventate sempre più grandi, perché stavo anche effettivamente male. E quindi adesso piano piano, piano piano, sto cercando di scavalcarle tutte della serie. È un'ansia, ma non me ne frega niente, io la devo superare. Questo è quanto. Vi ho raccontato la storia della mia vita. Ora purtroppo sì, lo vuoi mangiare. Ora purtroppo vi devo salutare. Ciao Marta! Pensa con i pastiglioni di vitamine. No, no, io tutto liquido, con l'olietto della vitamina D. L'ansia e lo stress si accumulano nei muscoli cervicali, sono super ansiosi e quindi ho costantemente dolore, somatizziamo troppo e si accumula tutto lì. Il medico mi disse di tu non prenderti di nervoso, siccome, lo so, se usciamo una delle due sta male, siamo fregati. Io e Giorgio non possiamo uscire insieme, perché se tipo è una catena, siamo a catena, cioè se una delle due sta male saprebbe come aiutare l'altra, però siccome ci vengono attacchi di panico, non riesce, cioè alla fine tipo svegliamo in due, secondo me. Ciao Ale! E basta, ciao. sì, è vero. No, niente. Comunque a me il fisioterapista, non mi ricordo, non so se era un era un fisioterapista quello da cui andavo. Era un fisioterapista, credo di sì. Mi disse, allora io non sono molto convinta di questa cosa, cioè io devo ancora fare risonanza magnetica alla cervicale, quindi non sono molto convinta della cosa che mi ha detto, ancora perché non ho gli dati effettivi. Però lui mi ha detto che il mio problema di cervicale deriva dalla fascia di nervi collegata allo stomaco, più precisamente collegata al punto dello stomaco in cui somatizziamo tutte le cose non dette, ha detto lui, tutte le emozioni inespresse, emozioni ovviamente negative, comunque tutti gli stress, le cose inespressi, cioè tipo della serie, lui mi ha detto manda di più a fanculo la gente. E quindi cioè sì, ovviamente potrebbe essere una delle cause, come probabilmente anche aver lavorato piegata per 11 anni quasi della mia vita, quindi una serie di fattori, però sì. Io mi sono iscritta a yoga, mi aiuta tantissimo, la respirazione funziona. E Carmela, io sto provando a fare ogni tanto, quando ho il tempo materiale purtroppo per farlo, e non devo magari lavorare, stavo provando a fare meditazione in casa, e in realtà mi stava aiutando un po', quindi sicuramente devo tornare a farlo. L'ho fatto per poco, ma mi è piaciuto tanto. Allora, la parte sopra del cappello ce l'abbiamo. Voi ovviamente non vedete ancora niente perché siete troppo dal lato, ma adesso ci facciamo i cristalli e voglio farle proprio un bel cristallone gigantesco. Cici? Scusate, la regia a volte mi mette in imbarazzo. Ah, a fine live dobbiamo far aprire alla regia un nuovo pacco di quelli surprise di Tiger, perché oggi me ne hanno dato un altro in omaggio. Scemo. Ah, non sei tu. Allora, dobbiamo fare per un cristallo, ma in realtà non serve molto, secondo me. Secondo me non, cioè sì, sarebbe bello, ma non lo so. No, facciamolo tutto trasparente. Allora, voglio farle un bel cristallo grosso. Sopra il cappello, vediamo se ce ne viene uno grosso. Ora vi tolgo tutto lo zoom. No, forse stava tolto già tutto. Ok, perché così vi faccio vedere come vengono. Io sono andata sabato, ma erano finiti. Cosa sono finiti? Le surprise bag? No, mi sa che ne era rimasta una sola. Cioè, alla cassa ce l'avevano tutte e mi ha dato l'ultima. Quindi non so se poi ne hanno altre. Magari ne fanno altre se devono poi mettere altre cose in negozio, che quelli tipo gli scarti, però vabbè. Alla regia toccherà di nuovo fare lo slime? Beh, non lo so, non penso ci sia di nuovo. Sono casuali, non penso ci sia di nuovo lo slime, però sicuramente glielo facciamo aprire dopo. Infatti gli ho detto, quando è arrivato a casa da lavoro, ho detto guarda, e le ho detto, ah, ne devo aprire un altro? Sì, devi aprirne un altro. E quindi dopo glielo facciamo Iniziata la spacchettare season 2 su Fall Guys. con nuove mappe. Non lo so, però qualcosa hanno aggiornato.
guardate che bel cristallozzo. Questo poi ovviamente ci andrà tutti i foils di Angelina Film attaccati sopra. Allora, vediamo come ci sta. Volevo qualcosa di un po' più... No, non mi piace, volevo qualcosa di più lungo. Questo si è schiacciato troppo. La regia aprirà il pacco con tutto il suo entusiasmo. Eh? Aprirà il pacco con tutto il tuo entusiasmo. Con l'entusiasmo. Infatti già mi ha guardato con quella sua faccia. Non so se sia il mio PC che è fatto, ma non si vede benissimo. Oddio, non lo so. Fatemi sapere come vedete voi. Non si vede benissimo. Si vede benissimo? Non si vede benissimo. Non lo so. Non lo so, passiamo da quarzo a berillo. Cioè, tu mi stai dicendo anche il tipo di cristallo dal fibo, della forma che sto facendo, ma cioè, sei assurda, aiuto. L'entusiasta. È ovvio, cioè, no. Lei riesce a dirmi qualsiasi... Cioè, lei sa, la donna che sapeva il cristallo che stavo creando in fibo, no, troppo lungo per un film. La donna che sa il cristallo... No, la donna che conosce il cristallo. Ah, vediamo Giorgia cosa ci dirà del cristallo assolutamente casuale che sto creando. Cosa, ecco, questo è un cristallo Stortius, ma particolare cristallo Stortius. Pagherò l'inizialità per qualcosa. Hai ragione. Questi cristalli si trovano soltanto in miniera a casa di Nina, eh. Cioè, se vuoi venire a scoprire questi cristalli, li trovi solo qua. Vero, sì? Guardate che qua è tutto molto rotondo, non c'entra niente. Ok, ecco, penso esattamente di essere arrivata al tipo di cristallo che volevo. Volevo commentare il cristallo che volevo dicendo semplicemente che volevo un cristallo grosso e lungo, ma so che questa frase si ritorcerà contro di me. Lo so. Con martello e liquore, va bene, l'aspetto. Ecco, Enrica già ride. E Ramona ride. Alessia pure. Io lo sapevo. Ci sono cose che mi viene in mente di dire con totale simpatia e tranquillità e mi si ritorceranno contro nella vita. Alcolismo e geologia. Posto. Mi arriva il cristallo grosso e lungo. E devo fare. Se il cristallo che volevo era così. Bello però, eh? No? Dai, mo ditemi che non è bello il cristallo grosso e lungo, ditemi che non vi piace. Lalla, dimmi che ti piace. Se, non, se dici che non ti piace sei proprio falsa, eh? Perché io vi conosco, mi piace il lungo. Quindi... E io metto il dito nella piaga. E chi non comprendesse se evidenziare, eh? Beh sì. Valli, Giorgia Valli cuore. Non vado ossigeno e acqua come tutti noi, Valli cuore. Vedi, se invece chiedete ad un uomo, tipo, no, è coffietta ammonito, ma io la domanda gliela farei lo stesso. Regia? Cici? Mi scusi? Ho bisogno di interazione da parte sua. Devi Non ti rispondere sento e togli un attimo la e cuffia. non Non posso. può togliere la cuffia. Aggiungiamo altri cristalli ai lati, questa volta piccoli e corti e poco ciccioni. C'è? A nessun cristallo. A nessun cristallo, Lalla. Ci preferisci un cristallo grosso e lungo o piccolo e corto? Come lo devo creare? Devi guardare così. Perché Ne so. qui piace a tutti l'idea del cristallo lungo e grosso. E allora fallo così, se piace a tutti. Piace anche a te?
non lo so, vediamo come viene poi. Vabbè, dai, poi ha risposto. Magari mi dice che preferisce il geode. If you know what I mean. Preferisci il Non geode? credo. Sto vedendo nel giro delle cose che hanno messo, forse hanno cambiato Queste anch'io. battute da amanti di Però mi esce cristalli. sempre DoorDash, ovviamente. Infatti, Lalla dice, se ti piace potrebbe essere un po' un problema. Non saprei. Scusate, voi in tutto ciò non stavate vedendo. Donna, sto schiacciando miliardi di volte perché. Perché sì. Ah, ma vedete voi che Nel cosa mi caso fate. c'è qualcuno idraulico tra quelli che ti stanno seguendo in live. Ma non penso, non lo so, cioè non penso proprio. Magari il fidanzato è un idraulico. Perché... Ah, Cerchiamo perché c'è idraulici, tutto un raga. problema Sì, qui. abbiamo un problema. Un problema. Ah, non si taglia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che salta Questo. fuori l'idraulico. Sta perdendo la Questo. testa questa cosa. Lo mettiamo qui. Bello, sì, mi piace qua. Ok, lo dobbiamo soltanto far aderire per bene. Bello, mi piace il cappello così. Scusate il mio italiano di stasera, se ti piace. Sì, qualifiche. Se ti piacesse, sarebbe un bel problema. Allora, che ne dite? Belli, no? Poi immaginatevi con l'Angelina Film come abbiamo fatto con tutte le altre e passa la paura, insomma. Allora, visto che per questa non ho preparato nessun tipo di cristallo, ne faccio sempre in affimo e poi li attaccherò intorno perché mi piace un sacco che ci sia del diorama anche sopra la finestra, però non ne ho preparati come questi qua per intenderci, che erano quelli in resina, non ne ho preparati anche per lei. E siccome non faccio in tempo a colare ancora, mi piace come ti restava tranquillamente appiccicata al dito. Sì, stava qui tranquillo. Ecco, questo è nuovo. Voglio fare dei cristalli da mettere qui. Vediamo se riesco a fare delle forme strane. Vediamo. Creiamo cristalli insieme oggi. Allora, aspettate un secondo. Fatemi spostare Amore, è sta una piccina da qua follia. perché sennò la schiaccio ogni 3 secondi. Allora, questo sarà uno dei cristalli che useremo, ok? Quindi basta tagliare tanti lati al cristallo. Magari non dritti come li sto No, facendo scemo. io. Più vengono irregolari e più poi sono carini. Credo che in questa nuova mappa ti impazzeresti tantissimo. La regia che nel frattempo mi parla del gioco che sta facendo. Tutto a posto, si è dimenticato che sono in live. Hai visto Giorgia? Guarda, No, vabbè, è folle, è guarda come folle. resta tranquillo lì. Ok, oh bello, bello sì. Bello, mi piace. Smettiamo di essere E poi gli incoerenti. diamo un po' la forma sulla No. base, però voglio aggiungergli proprio delle punte vicino. Sta giocando a Fall Guys. No, vabbè, ma è... No, questa è stronzissima. Allora, oddio, mi è volato un pezzettino di pasta. Non lo troveremo mai più. Ok, No, non ci serviva. Il mio collo qui questo. vicino. Vediamo, attacchiamolo vicino. Vediamo se riusciamo a fare un cristallo che ha tipo più punte. Cioè, due siamo arrivati. Among Us, pure io ci ho fatto una partita sola perché dovevo giocarci con la regia e poi la regia non ci ha più giocato con me. Però ho fatto una partita sola con altri giocatori ed ho vinto. Possiamo organizzare una partita di Ah, è Among Us vero, tutti con i tuoi insieme. iscritti. È vero, dobbiamo fare una partita tutti insieme. Chi sarà il colpevole? Allora. Un altro pezzettino di cristallo piccolissimo. Cioè, se mi qualifico in Mettiamo questa qua. Ecco, veramente. attaccato di lato.
Mi piace che sembra tutt'uno. Dove si scarica? Enrica già lo vuole No, è scaricare. luminoso. Quello a cui giocare tutti insieme. Among Us. Dici qua, non mi dite Nintendo che non ce l'ho. No, è per cellulare questo. Sì. Among Us è su cellulare. Allora, facciamo ancora qualche È punta. anche free, così puoi giocare in 10. In 10 ti Tanto puoi c'è, uscire ormai c'è pure. Enrica che ogni sera commenta insieme a me il dottor Nosaradan su Real Time. Voi lo guardate il programma del dottor Nosaradan? Ditemi che lo guardate anche voi. Ecco anche questo, lo lasciamo da solo e ne facciamo ancora un altro grosso. Sì, Lalla, tu lo guardi? No, vabbè, io lo adoro il dottor Nosaradan. Io e Chris siamo innamorati del dottor Nosaradan. Ieri fino alle 2 sono andata in fissa. Poi l'altro programma figo che mi fa ridere da morire è Il matrimonio a prima vista. Cioè, mi fa troppo ridere perché è strano. Cioè, ora hanno iniziato quello matrimonio a prima vista Italia. Cioè, l'altra sera volevo morire, non ce la facevo più, ridevo come una scema. Comunque, ricordi quello? Scusami, devo fare una cosa. Oh no, adesso le tocca le tette. C'è uno che si è sposato a prima vista, il matrimonio a prima vista Italia, si è sposato a prima vista con la ragazza e la prima cosa che ha detto, gli fa una domanda, cosa hai notato come prima cosa di lei? E lui fa, lo so che è brutto da dire, però lo devo dire, le tette, perché ha due belle tette, fa lui, no? E allora, dopo un po' nella puntata, però, lui fa, dice alla ragazza, scusa, ma devo fare una cosa, e parte la pubblicità, ci guardiamo io e Christian, oh No. no, le vuole toccare le tette, invece l'ha baciata, vabbè. Ormai le puntate le ho viste 500 volte e ognuno fanno sempre le stesse. Lo so, infatti anche a noi incappano sempre le stesse a volte. Ah, ma fanno sempre le stesse perché hanno solo quelle, Eh sì. cioè, finché non possono registrare Guarda, stagioni che nuove. cristallini fatti. E mo ce li posizioniamo che tanto poi la finestra diventerà totalmente nera. Quindi i Finestra di cristalli. fronte. Finestra di fronte. I cristalli poi la parte attaccata non si vedrà più, diciamo. No, sì, dai, ma il primo appuntamento non è male, cioè è particolare perché, dai, no, e alla fine è come vedere un esperimento sociale, Solo quindi dottor Nosaradan. sì, il dottor Rosario è sempre molto bello. No, solo Solo dottor Nosaradan. Ma tra dottor. l'altro neanche tutto il programma, c'è solo le scene in cui c'è il dottor Nosaradan, perché il resto del programma è inutile. Sono solo persone che non riescono a muoversi, che rotolano, anziché camminare. Invece c'è il dottor Nosaradan che gli fa capire veramente. Lei sta mentendo e non solo a me, sta mentendo a se stesso. Io ne avevo visto uno su TV8, era tipo il primo incontro, ma in una stanza con un letto e devi stare in intimo. No, quello mai visto. Non è un problema di essere ciccioli, perché, cioè, senza fare body shaming, no? Cioè, i ciccioli non sono un problema, lì siamo proprio a livelli Vabbè, quello è l'obeso patologico, cioè la persona che sta per lì morire, è un'altra proprio cosa proprio. non è, cioè, come diavolo hai fatto per Ok, arrivare. quello di Roma avrà i cristalli qua, a posto. Esiste la gente grassa, ma come Ecco. diavolo hai fatto ad arrivare in quelle posizioni? Che ne dite? Vi piace? Che ne pensate? Calcolate che poi andrà qui, no, poi dopo ve la faccio vedere, sta col telefono e vi faccio vedere come dovrebbe stare. Ah, tra l'altro la batteria del mio telefono è a posto perché non ho messo il telefono sotto carica. A me fa ridere quando li distrugge. Hai un piede nella fossa, forse ti salvi, ma ne dubito. E a un certo punto noi ci siamo fatti sotto delle risate. Una sera c'era questa signora obesa che dopo anche l'intervento stava ingrassando e lui fa, allora mi spieghi cosa è successo? Guardi, dottore, io non lo so. Sta mentendo. E non solo a me, anche a se stessa. No, quella volta Allora, no, che hai iniziato aspetta, a aspetta. fare. Allora mi dica, adesso mi dica la verità. Cosa sta succedendo? Lei sta mangiando. No, dottore, impossibile. Io soltanto non sto pesando le verdure. Gnie, 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 gnie. Siamo morti, gli ho fatto il verso, siamo morti. Siamo scoppiati a ridere. Gli fa anche il verso, è proprio stronzo. Comunque, andiamo ai pigmenti. Aspettate perché mo andiamo ai pigmenti. Ah, sì, l'ho trovato, questo.
Ma qualcuno ha mai visto quel programma che fanno sul 9 dove prendono una persona a caso che entra in un bar e gli fanno fare scherzi strani all'altra persona dicendo cosa fare con un auricolare? Sì, una No, volta io ho però. visto quella di quello che entra nel caffè invece splash. Idiota. Ho capito qual è, sì, ma non l'ho visto sul canale 9, forse su YouTube mi sono capitati. Arriva il momento bello, raga, il momento bello. Se trovo il pennello giusto, se non trovo il pennello giusto, col pifero proprio che mettiamo il pigmento stasera. Troppi pennelli sono andati a male. Questo è duro, questo no, questo no, questo no. Questo non è quello che volevo, volevo il pennello più grosso, ma no. Il tuo momento, Lalla, sì, il tuo momento. No, ma cioè, io ho quel pennello mio per i pigmenti che veramente non lo trovo più. Inizio a pensare di averlo. No. Cioè, io ho che serve solo per i pigmenti e sta sempre lì, solo per i pigmenti. E nel momento del bisogno lui non c'è. Penso che appena lo troverò lo butterò perché non mi piace che mi stia trattando in questo modo. Niente. È arrivata anche Agatha. Ciao Agatha. Ma detta connessione vado male e non è bastato capire che sta venendo benissimo. Oh, grazie. Grazie. Allora, andiamo di pigmento. Anche se non è il pennello che volevo, noi ce lo faremo. Andare bene. Questa è ovviamente la colonna sonora del pigmento. Nina, ma hai preso i pennelli Tiger, quelli scuri con la fascia rossa? Sì, sono quelli che uso per dipingere. Questi. Ma stanno morendo anche loro. Certo, Ramona, dimmi. Ha parlato. Ok. Cioè, il mio pennellone avremmo già finito. Questo coso piccolino. Dobbiamo andare un po' per volta, però vabbè. Grazie. Sono buoni, mi stanno durando anche sicuramente più di quelli di Greenstaff pagati un botto, però sono buoni. Però li uso, diciamo che li uso solo per dipingere perché sono molto grossi rispetto alle mie creazioni, quindi sulle creazioni anche per i pigmenti non mi vengono molto utili, però li uso per dipingere e in generale stanno durando davvero tanto, anche se io li tratto malissimo i pennelli, poi meno li pago e più li tratto male, però sì. Sì, sono abbastanza buoni effettivamente. Sì, no, perdono un po' di peletti, ma poco però. Io li ho 3 anni, sono perfetti, ma sicuramente tu li tieni pure bene. Io invece li tratto veramente male, pennelli. A me quello di silicone micro di Greenstaff sta morendo e mi scoccia di comprare tutto il set solo per quello. Questi. A me sta durando, però la prossima volta devo prendere quello con la punta in silicone dura, non quelli morbidi, perché secondo me io sbaglio a pensare a quello morbido. Perché secondo me quelli con la punta dura sono più prestanti sulla pasta. Che ne dite? Ok, lì poi ci andrà Angelina Film e ci siamo. Ok, molto bene ragazzi, molto bene. Oddio, non ci posso credere che in realtà l'ho finita perché l'ho iniziata oggi senza pensare al fatto che poi dovevo fare la live. Aspettate che vi leggo. A me quello, non me l'ho già letto, ma che li lava mia sorella dopo una settimana che li dimentico in bagno sporchi. A posto. Mai come ucciderli facendo dry brush.
Io anche quello mi lascia di più il segno, mentre quello bianco mi cancella e liscia. E a me invece io spesso li uso per lasciare il segno, cioè proprio perché devo tirare bene la pasta. E questo mi sembra come se dalla punta, cioè proprio dalla base, si crepasse, cioè come se si strappa. Ma dalla finestra alla fine hai fatto lo stampo? Ancora no, perché mi sta arrivando la gomma. Sto aspettando la gomma da colata. Ho difficoltà a trovare una colla che incolli bene piattine e tazzine mini ceramica alla base per anello acciaio. Con il tempo li trovo staccati. Secondo te, se compro resino V può essere una soluzione? Allora, resino V sì e no. Perché la resino V, se tu la metti tra due cose, tra le cose dove non arriva, allora la resino V dove non arriva nei raggi UV non asciuga. Quindi, se tu la metti tra tazzine e piattino, quella parte non si asciuga. Puoi fare una combo di colle che rendono il tutto più forte. Puoi fare una combo di, per esempio, la colla Green Stuff, questa qui e l'Attack, e poi magari un filino piccolo piccolo esterno nella parte più esterna di UV. O puoi attaccarli meglio ancora proprio con la resina, resina da colata proprio. Se tu fai con quella resina, sicuro non si stacca più. Ci metti una goccina, lo lasci asciugare tutta la notte e non si staccano più. Comunque, ragazzi, questa l'abbiamo finita. Io vorrei provare. Sì, Oh, ho scoperto che un paura, canale. raga! Che c'è? Ho La regia va a scoperto un spaventare. canale di Aspettate un questa attimo. tizia, una Ok. ragazza giapponese. Praticamente suona il sassofono e fa tipo cover di sigle di Stavo anime e cose del sentendo. genere. Ok, però il problema è che quando suoni uno strumento affiato, specialmente uno strumento grosso affiato che devi spingere molto aria, non riesci a fare una faccia molto Vabbè. intelligente, ecco, perché è abbastanza faticoso e abbastanza pesante. E quindi nei video è abbastanza, guarda, ti prego. Aspettate. Ok, va bene, scusatemi, la regia mettendomi in derombe. Allora, dicevo, volevo farvela vedere per bene, nel verso soprattutto, nel verso giusto. Eccola qua. Spero vi piaccia. Spero vi, vabbè, ovviamente mancano tutti gli effettini cristallo, l'Angelina film, quindi spero vi piaccia. E niente. Sì, spero vi piaccia perché oggi ero ispirata. Ma non mi veniva una cosa super epica, quindi spero di essere riuscita nel mio solito intento. Ciao Mineralia! Grazie Sire, quindi volevo anche farvi vedere meglio il visino, che vabbè adesso si vedono tutti i segni perché quelli dopo cottura vanno tutti via. La pasta si liscia completamente dopo cottura, quindi si vedono molto meglio, molto meno anzi. Mi piace tantissimo vederla da questo lato, adoro il cappello, tantissimo, questi cristallozzi qua proprio. Sì, è vero. E volevo farvela vedere più o meno poggiata sul suo cristallo. Allora, io non so, non mi ricordo più. Ecco, sì, sarà più o meno qui così. Con il... aspettate, devo abbassare la lampada perché se no fa luce da sopra e sembra uno zombie. Allora, dicevo... Ah, ce la posso fare! Più o meno... Sarà qui così, però con la finestra nera perché deve dare comunque il Posso contrasto nero non e parlo per un niente. po', Che dite? ma vi ascolto. Che ne pensate? Mi piace perché sembra in bilico con un solo piedino, col Vabbè, vestitino ma è un gusto di svolazzante. gran generale. Quindi niente, spero vi piaccia. Grazie, Lady Art. Esatto, con l'engine poi è tutto più bello. Poi lì dietro ci sono le altre che la guardano tipo con fare misterioso. Comunque è bella, mi piace un sacco come sta sul cristallo. Quando poi metto tutto assieme prende proprio un'aria diversa. E poi vabbè, lì sulla manina ci andrà quella pietra lì. E anche questi cristalli avranno l'Angelina film. E poi niente. Poi ve la farò vedere quando sarà. Sono in vendita anche da 300 grammi. Che cosa? Oh, di che stai parlando? Ah, ci droghiamo qua, eh. Grazie. E niente, quindi non vedo l'ora di finirla e poi ve la farò vedere. Tra l'altro devo solo aggiungerle la parte dietro dei capelli adesso che la stacco per metterla in forno, cioè stacco, la alzo da questa carta forno. Ciao Betta! Scusa se ti scrivo poco, ma sto litigando con la fatina che riposa sopra il guscio, c'è una chiocciola, ok? Tranquilla, ciao Betta. Allora, e niente, qui ci sono sempre loro che mi guardano, appunto. E comunque io ancora... Non so come stavo quel giorno, ma non sono ancora riuscita a realizzare un viso, che mi ispiri tanto quanto quello di Ametista.
Non so come stavo quel giorno, cosa stavo facendo, però il suo volto mi è venuto diverso e mi piace veramente di più. La penna funghetto sta bene, è lì, è morta, però sta bene. Cioè, il Quella suo penna funghetto. viso ha qualcosa di particolare, non lo so, in quel giorno voleva venire così. A me, beh, non vengono mai i visi uguali, alla fine in generale mi piacciono sempre tutti i miei visi perché ognuno di loro ha un'espressione unica, ognuno di loro ha qualcosa di diverso, però lei ha significato tanto come a livello di crescita di stile anche sul volto soprattutto, e non sono ancora riuscita a riprendere esattamente quello che ho fatto su di lei, che però insomma spero di riuscire prima o poi. Infatti vedete che in questo periodo i volti sembrano tutti molto diversi. Tra l'altro devo aggiungere un po' di ombra sotto il naso, allora che la vedo i volti in questo periodo sembrano tutti molto diversi perché sto facendo varie prove. È morta però è morta però sta bene, frase dell'anno. I miei volti hanno le palpebre, sì. Aspetta, vediamo se riesco a far vedere all'alla, ma non metterà mai a fuoco durante una live. Perché? Come faccio a mettere a fuoco in una live che non mette a fuoco? Nel Vediamo. frattempo che metti a fuoco, per caso qualcuno che sta in No. live gioca Genshin No, Impact? raga. Ah, sì, forse un minimo si vede. Devo paragonarla al dito, aspettate, aspettate, vi faccio questa qui perché è quella più vicina che ho. So come paragonarla al dito, aiuto. Questo è un dito e ecco. Questo è un mignolo. E niente, e per questo vi dico, il suo volto soprattutto non è che mi ispira tantissimo, però non mi dispiace. E in realtà nell'ultimo periodo mi viene anche un po' il malore a pensare di schiacciare i volti, cosa strana per me, lo sapete. Però non lo so, penso che se voleva uscire così c'è un motivo, quindi sì. Ah, si vede? Ok, si vedono. Comunque, aspettate che chiedo alla regia. Regia, vuole Eh? aprire il pacco surprise? Il pacco surprise. Lo vuole aprire? Allora? Beh, ragazzi, intanto giro la videocamera così almeno vi saluto anche. Dovrei essere in condizioni non troppo pietose. Ok, eccomi, così vi posso salutare. Non ci salutiamo mai così nelle live, ma fortuna per voi, stamattina sono uscita ed ero ancora mezza truccata. Sì, allora, la regia adesso aprirà la busta sorpresa e poi ci saluteremo perché insomma Ma è devi orario di salutarci. Sì, sto arrivando, un attimo, vado dalla regia. Oh, grazie! Non mi dite che sono bellissima, che non è vero. Diglielo che sono brutta, sì. cosa? Dai, i ninetti che sono brutta, che mi dicono che Ah, non sono bella. saprei, non saprei. Saprei. Allora, aspettate che mi metto per così. Aiuto. Vado. Ok, vai. Mi si vede? Vi devo appoggiare. Purtroppo abbiamo le telecamere basso perché è così che era partito la live, con la telecamera verso il basso. Sì, un attimo perché ho bisogno E di... la sei bruttissima, vedi? Lalla lo sa. Allora, abbiamo... ma io non ci sono nel... Potevi venire un po' più qua. qua cosa? Io se... faccio, mi abbasso per aprire il pacco. Ma è troppo distante, cioè è troppo ravvicinato. E dove devo andare? Che lo lascio di là il telefono. Ma non si vede nulla. Potrei aprire tu così. Poi non si vede la nostra espressione mentre No, è zoomato, non puoi non tornare c'è. Questo è il. indietro. Sì. Come fa a essere Dai, indietro? Non è vieni più possibile. qua. Ma mi devo Vieni stendere. dietro. Ma devo fare con questa regia? Io non la Non posso c'è fare. spazio Vedi che qua c'è dietro. spazio. Ceci! Che ti scrivo la Allora, cece! nonna che non si legge niente. Adesso non sgranocchi però. No. Allora Ringrazio abbiamo il perché oggi hai ragione pacco. morale, mi hai fatto compagnia e hai riportato un po' di buon umore. Grazie Il pacco surprise, vediamo di aprirlo per bene. a te. Preoccupato per le espressioni che non si vedono, esatto.
Allora, abbiamo uno stickers per iPhone 6 che non ha nessuno di noi, Ah, c'è la mia madre. non ha più nessuno Com'è? praticamente al mondo perché Ah, tra un po' è obsoleto e bello. dovranno. Ma dai, glielo do a mamma Rieson. È tipo cover che cambia il colore del telefono verde. Forse le piace, glielo teniamo da parte. Vedete che ogni tanto vi leggo. Grazie, Ramona. Ok. Ci sono queste palle. Infatti, voi vedete che si trovano un sacco di cose interessanti. Ci sono queste palle, dice la regia. Ma guardate che carine, sono tipo pistilli per fare fiori o composizioni oro. Dai, non male. Potrebbero diventare palloncini oro. Interessante. Poi c'è questo simpatico anello. È un anellocchio. Ah no, fai vedere l'immagine, non si capisce niente se no. È un. Simpatico Sì, anellocchio. con l'occhio che si muove forse, fa impressione. Ma Ma non lo raga, so, che aprilo un paura. attimo, che vediamo. Aspetta, mettiamo da parte nel frattempo. Sì, è davvero Parte. Lo interessante. userò per Halloween. Ora lo vedremo subito Ah, è di perché. silicone Ma che morbidino. schifo. Ma si Madonna, muove. c'è il liquido dentro. Ma come fa? No, raga. Non si Ma non si vede, ah, è vede. perché è girato dall'altra parte, vedi, tipo una pallina, quando lo muovi gira. E quindi ogni tanto ti capita che vedi l'occhio, ogni tanto ti Che capita che non vedi angoscia! niente. A tutti servirà un occhio, guarda. Che A me sembra angoscia! veramente una cosa inquietante Madonna, comunque. che cosa brutta! Cioè, c'è l'iride qua dentro, però forse adesso si vede. Solo da un lato, No. capito? Quindi pian mano che gira, a Sto diventando una seconda. chatbot. Ok. Ok. Poi abbiamo degli addobbi di Halloween. Oh, ragazzi, sono cose Ci sono degli addobbi di di Halloween. Halloween. Ah, guarda No, che è una belli! ghirlanda. Ma che carina! Tipo Questa la Happy dobbiamo. Questa la Halloween. mettiamo in casa. Non lo so, Che credo sia così bella! Eh sì, è aperto. tutta così. Ok, sì. Ma Io credo che che carina! sono parte del Dai, ma questa gioco. cosa non è tipo quando buttano le cose finite, Halloween deve ancora arrivare, ma che non è della collezione vecchia? È carina! Dai, questa l'ho Eh no, penso che finita! mettano un po' e un po'. Non cliccare a Oh, caso sul mio scusate, computer perché scusate. succedono Non cose. succede niente. Questa è carina, questa la volevo E mettere in poi casa. abbiamo l'ultimo oggetto del mistero. Cosa sarà mai? Sarà vuota. Potrebbe essere vuota, effettivamente. Visto che non sento, infatti è vuota. Come Però, quelle dell'altra volta. Ma come le borsette dell'altra volta. Però c'è una rana disegnata sopra. fina anche questa. Ah, Succedono si apre con cose. il solito là. Dai, carina. Questa è Oh, per qualche sempre per pacchettino qualche che vi arriva con pacchettino i regalino. regali dentro, è sempre carina. Sì. Allora, praticamente ci sono meno cose perché secondo me sto coso è di quest'anno. Potrebbe essere. Poi c'è anche questo che probabilmente è abbastanza inquieto. Ah, guarda, è vero. Non è che non si Vabbè sente. raga, vabbè, è andata così, è andata Chissà se si così, riesce ad però uscire questo è bellissimo, l'occhio. regia vuole aprirlo e provare a Dai, vedere forse si riesce a come uscire. esce. Ah no, perché è attaccato. Niente raga, Niente. è andata così. Vuoi provare ad aprirlo e metterlo tipo incastrato sotto il quadro? Secondo me da una parte all'altra ce Ah la vabbè, dai, risolvo. mettiamolo così vi facciamo vedere com'è sta. Aspetta che quest'occhio per niente inquietante Anche non perché ha già i ce fili per appenderlo, quindi vediamo se si aprite. Sì, lo stiamo aprendo. l'ho. Un attimo che lo stiamo aprendo. Ma non puoi metterlo, guarda che. Quest'occhio è la nuova mascotte del Allora, canale per tutto aiutami, l'anno. guarda qui la Ma è tutto situazione. annodato! Aiutami. Ma non ce la Ah, ma faremo neanche guarda, noi. c'hai così. Ah no, sì, hai così adesivi. Ah Ah, no, no, è no, no, un'altra cosa, no, è scusatemi, queste era il sono. È corpo il del. culo del ragno. Ah, ecco, questi sono i lati da annodare Ah, ma è dentro. dall'altra Aspettate, parte, ora lo vedi che non facciamo. avevi capito bene il. Aspetta, questo qua è per così. E poi devi togliere Eh sì, l'adesivo. aspetta che lo facciamo subito, che così il ragno sembra un vero Così ragno. avrò casa a tema per Halloween. Un attimo per Halloween.
Tipo, poi rimarrà lì finché non ci trasferiremo nell'altra casa. Esatto, perché nessuno lo toglierà mai. Dai, questo mi ha reso super contenta, soprattutto per il fatto che me li regalano sti cosi per 15 euro di spesa. Quindi, singhiozzo, molto contento. Ok, allora un ragno è composto. Ok. Che succede? Questa è la No, ma tutti i scritta. brillantini addosso. Oh cavolo. Aspettate che mi devo alzare. Ma porca Allora. miseria, aspetta perché è un po' tutto annodato. Nel frattempo vedi la chat che qua. Auguri, qualcuno ha stappato fuori, Qualcuno ha raga. stappato. Ah, aspetta che c'è l'altro ragno qui che. Giustamente voi non vedete più. Vedete la panza. La panza? Metto più indietro. Aspetta, perché qua c'è il. Ah, vedi, il ragno si può spostare a seconda di dove deve stare. Aspetta che apriamo anche l'altro ragno, già che ci troviamo. Scusate se non vi leggo, ma non ci vedo fino a là. Beh, ma ci vedo io. Il momento di scrivere delle cose. Nina, cosa hai fatto nella tua live creativa di venerdì? La top model, rimanevo la mano alzata. Aspetta, perché questo ragno. Ah, ancora no, Lalla, stiamo cercando, stiamo vedendo di andare a vedere un po' di case. Il pancino. Posso fare Sarebbe molto la danza del bello ventre, chissà quanto sto trovare. dimagrendo, posso fare la danza del ventre, raga. È molto bello trovare effettivamente una casa. Allora, Questo lo devi appendere da quel lato e quello da quell'altro lato. Ah, a bello, bravo, sì, questo. perché i ragni sono pendenti verso il fuoco. Ma allora non è pendente la Aspetta, ragnatura. aspetta, aspetta, abbiamo un problema, va appeso in È questo al verso. Vai, quello contrario. là, vai. Ma il ragno c'ha la ragnatela poi sotto. Sì, è giusto. Ma no, la deve essere sopra Dai, la ragnatela. va bene, che così l'avranno montato al Ma che contrario. dici? Il ragno va sotto la ragnate, penzola il ragno, mica vola la ragnate. Può farlo penzolare, Ma l'hanno attaccato così. sì, ma che dici? Madonna, mi si è attaccato il dito, è un vero ragno. Volevo girarvi. Aspettate, La colla non si incolla. eh. Aspettate. Ecco. Non fate caso al caos che abbiamo dietro, ma niente. Ci stiamo provando. Magari deve stare più così in modo che è Dai. appiccicato. E Fai quindi un. come faccio? E devi fare un nodino lì sopra. Uno qui sopra pure. Lo Oddio, raga, mi aggiusto si è io. stancato il braccio. Un uomo che dice devo fare tutto io, raga. Quindi questo di qua. Dai, che ora mi va tutto sul. Sì, Ecco. sembra Tessandra e Raimondo, è vero. Tieni, tieni di qua e devi andare di là. Appostissimo. Ma questi ragni sono chiusi E ora li ancora. Ma faccio, tieni. chi si vede tutto? Non mi toccare la faccia. Prendi questo. Aspetta. Dai, che poi li facciamo dopo. Innanzitutto fammi vedere se arriva, perché qua mi sa che non ci arriva alla fine. Vedi, devo farlo proprio etico così. Un po' complicato. Sì, tra l'altro possiamo usare solo quei cosi perché ovviamente in questa casa non possiamo metterci a fare buchi e cose, no? Non li Quindi farei possiamo comunque dei usare buchi per solo. questo affare, cioè, anche se fosse casa mia, voglio dire. Però insomma possiamo metterlo solo qui. Però dai, cioè. E poi mi piace Happy Hallo Spazietto Wind. Adesso tirate giù il Ma quadro, non perché lo devi possiamo. spostare? Quelle si spostano le lettere. Ah, ecco perché. L'hai. Happy Hallo. Aspettate, no, aspetta, aspetta. Ecco, è piallo. È una Ai, cosa che effettivamente non quadra. però c'è. Adesso perché no? C'è il quadro, raga, purtroppo non possiamo staccarlo perché c'è dove cacchio lo metto. Però.
Tra l'altro io ho scoperto dopo mesi che è un quadro dell'Italia, Ah sì, è ma vero. vista dalla Germania, tipo, cioè dall'alto in prospettiva non si capiva. Beh, Che c'è? finetti cari, è stato Ma bellissimo perché il mio... riprendi noi? Fai vedere questa opera d'arte, eh? Con i ragni, madonna che paura. È stato bellissimo ed emozionante, ma è giunto il momento di salutarci. Spero di avervi fatto ridere un pochino perché... Ciao Nico, spero di avervi fatto ridere un pochino e vi siete divertiti poi anche a creare la streghetta di oggi insieme. Io e la Che c'è? mia regia. Ti fanno sempre tutti tanti, tanti complimenti per il tuo essere molto emozionato. Io sono emozionato, emozionatissimo. Esatto. E ragazzi, spero vi siete divertiti con il festone simpatico. E niente, ci salutiamo, ci sentiamo domani con le nuove creazioni e tutte le cose belle che accadranno nella vita. Oddio, scusate, la mano davanti. E vi mando un bacione gigantesco, un abbraccio enorme. E ragazzi, Devo fare una foto happy, allora mamma mia. Ci sentiamo presto. Buonanotte a tutti, un bacione, bevete la camomilla con la melatonina e non sognate i cristalli grossi. Ciao! Salve la regia! Cristalli grossi.